Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dai toni decisamente macabri. Sapete che mi piace fare video di questo genere, ma era veramente tantissimo tempo che non portavo sul canale un video di questo tipo. Il motivo principale è che ho avuto molto meno tempo in questo periodo e per fare questi video ci vuole comunque un minimo di preparazione, perché devo comunque andarmi a ricercare la notizia, andarmela a vedere bene, e quindi sono video che richiedono una preparazione un po' più lunga. Quindi, avendo avuto meno tempo, purtroppo ho dovuto dare la priorità a video che fossero un pochino più veloci da preparare, da sistemare. Ma oggi voglio proprio parlarvi di questa cosa particolare. Vi ricordate quando Paolo Villaggio faceva dire al suo personaggio Fantozzi che la più alta carica dirigenziale prevedeva la poltrona in pelle umana? Ecco, a noi sembrava una cosa assurda, quindi divertente, particolare, ma sappiate che la poltrona in pelle umana non esiste, ma i pantaloni in pelle umana esistono veramente. Quindi oggi vi porto nel museo di Holmavik, che si trova in Islanda, ed è un piccolo museo dedicato alla stregoneria. E all'interno di questo museo ci sono i pantaloni in pelle umana, ma andiamo con ordine. È un museo dedicato alle pratiche occulte principalmente del XVII secolo. Ci sono un sacco di manuali di stregoneria originali, ci sono dei documenti particolari, ci sono degli oggetti che venivano usati per compiere dei rituali, ci sono delle rune molto antiche, quindi ci sono un sacco di oggetti tutti legati alla stregoneria. Ma la cosa che veramente colpisce di più i turisti che vanno a visitare questo museo sono i pantaloni in pelle umana. Secondo la leggenda, questi pantaloni sarebbero in grado di portare della ricchezza smisurata e della fortuna a chiunque li indossi, però a discapito di una cosa importante della loro vita. Quindi, in cambio di questa fortuna e di questa ricchezza, praticamente c'è una maledizione che prevede che però ci sia qualcosa di importante che loro in qualche modo dovranno dare in cambio. Ovviamente questi pantaloni che sono all'interno del museo non sono quelli originali, ma sono un'imitazione. Però quelli originali comunque ci sono stati davvero, non so adesso se qualcuno li abbia conservati, però sono esistiti veramente. Per costruire questi pantaloni c'era tutta una pratica particolare. Intanto due persone si mettevano d'accordo e una delle due dava il consenso a donare la propria pelle dopo la sua morte. Quindi nel momento in cui una di queste due persone moriva, veniva seppellita in modo normale, poi dopo un po' veniva praticamente riesumato il cadavere, veniva scuoiato dalla vita in giù e questi pantaloni venivano indossati dalla persona che voleva averli in modo da fargli avere praticamente la forma perfetta del corpo. Dopodiché si doveva compiere un rituale che serviva, diciamo così, a scacciare via la maledizione secondo la quale, in cambio di tutta questa fortuna, la persona avrebbe dovuto comunque rinunciare a qualcosa di importante della sua vita. Quindi si prendeva un bastone, una moneta che doveva necessariamente essere rubata ad una vedova in condizioni di povertà. Si metteva nella posizione, diciamo, del cavallo dei pantaloni e si compiva questo rituale particolare, che consisteva nell'indossare insieme ad un'altra persona questi pantaloni. Quindi praticamente una persona indossava una gamba dei pantaloni e l'altra persona indossava l'altra gamba dei pantaloni. E secondo la leggenda, questo rituale avrebbe protetto la persona dalla maledizione, però non era finita qua, perché per proteggere completamente la persona si doveva fare in modo che questi pantaloni venissero donati ad un'altra persona prima della morte di quello che li possedeva in quel momento. Quindi insomma c'era tutto questo rituale particolare e ditemi voi se questa non è una cosa macabra. Io sinceramente quando ho letto come venivano costruiti e il fatto che la persona li indossava dopo aver scuoiato il cadavere, sinceramente insomma ho pensato che avrei rinunciato volentieri alla ricchezza infinita perché mettermi quei pantaloni assolutamente mi fa senso, mi avrebbe fatto senso. Ma questi pantaloni non sono l'unico motivo per il quale il museo è famoso.
Questo museo è famoso anche perché nel XVII secolo in Islanda il clima era molto più rigido di quello attuale. Questo ovviamente era una cosa che stressava tantissimo la popolazione, inoltre c'erano tantissime guerre, tantissime invasioni che rendevano le persone molto frustrate. Quindi nel tentativo di influenzare gli eventi, sia quelli legati alle calamità naturali, sia quelli legati alle guerre, si affidavano spesso alla stregoneria. Quindi cercavano di compiere dei rituali e degli incantesimi che potessero influenzare gli eventi e portare un pochino più di fortuna. Però ovviamente si parla del XVII secolo e quindi tutto questo ha scatenato quella che è conosciuta come caccia alle streghe. La cosa particolare però è che ad essere processati erano uomini, quindi rispetto a tanti altri luoghi in cui solitamente si parla di streghe donne, in questo caso erano stregoni, quindi uomini, che venivano processati e poi brutalmente uccisi. Quindi su quei luoghi c'è stata veramente molta sofferenza e molta violenza. Quindi proprio in quei luoghi hanno deciso di costruire questo museo dedicato alla stregoneria, in cui all'interno, come dicevo prima, ci sono delle cose di interesse anche storico perché ci sono anche dei documenti originali. Però, ragazzi, la cosa veramente più inquietante sono questi pantaloni in pelle umana. Inoltre, pare che questo museo abbia un'atmosfera piuttosto macabra e buia, quindi forse per renderlo più suggestivo hanno creato questa ambientazione buia, macabra, un po' particolare. Non so se qualcuno di voi c'è stato, io non ci sono stata, non sono mai stata in Islanda, anche se è un posto che in realtà mi attira, parlo proprio dell'Islanda in generale, in questo caso non del museo. Però se qualcuno di voi per caso c'è stato, scrivetemelo nei commenti e raccontatemi la vostra esperienza, perché comunque sarei curiosa. Io mi fermo con questo video, vi mando come al solito un bacio enorme, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video e ci vediamo alla prossima.